Linguaggio, una cosa importante per la razza umana. Abbiamo 7000 lingue nel mondo, tra dialetti e lingue ufficiali, parlate da piccole comunità o grandi stati. Tra le lingue più importanti che ci aiutano a condividere il nostro pensiero, le idee e le discussioni c'è il cinese, lo spagnolo, l'inglese, portoghese, il russo, il giapponese e molte altre. Tutte lingue importanti e parlate da milioni di persone. Come detto, ogni stato ha la sua lingua, ma perché ne sto parlando ora? Perché vi sto facendo un discorso del genere? Beh, perché oggi parliamo del doppiaggio nel mondo videoludico. Ebbene sì, oggi parlo di un discorso che qui in Italia in molti ci tengono, ma che ha anche molta disinformazione e molte lacune. Il doppiaggio nel mondo è importante per convertire film, anime o videogiochi dalla lingua madre del prodotto alla nostra. Certe volte il doppiaggio inserito non viene messo con cura, creando più o meno un momento di lettura e non di doppiaggio vero e proprio, con sentimenti e altro. Mentre da altre parti, come in Italia, Spagna o Germania, il doppiaggio diventa importante. Partiamo con un po' di storia, che ne dite? Il doppiaggio nasce nel 1930, dove questo procedimento sostituì la modalità che usarono nel 1920, cioè la tecnica delle versioni multiple, o creare varie versioni del film per nazioni diverse. Venne usata da Spagna, Francia, Germania e Italia. In Italia questa modalità dei film diventò un'innovazione, tant'è che Benito Mussolini, durante il regime fascista, appositò una legge che proibiva i film stranieri che non erano stati doppiati in italiano, così da supportare la lingua nazionale. L'Italia stessa diventò una delle nazioni dove l'uso del doppiaggio italiano era il più alto. Tant'è che anche dopo il periodo fascista, gli Stati Uniti, grazie al piano Marshall, diede supporto al doppiaggio in Italia per un ritorno economico e culturale. E da qui il mondo del doppiaggio italiano diventò sempre più enorme e la sua qualità diventò sempre più ottima. Ma nell'ambito del doppiaggio arrivarono anche dei problemi molto più grandi. Inizialmente con il doppiare magari più lingue, dove nell'originale il film era doppiato proprio in lingue non solo inglesi, ma tra cui anche cinese, spagnolo o altro, mentre in italiano rovinava gran parte del film doppiando tutte le lingue presenti e creando un problema nel percepire la barriera linguistica, così da non cogliere il significato in certi dialoghi. Un po' come è successo su Brother di Takeshi Kitano o in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Il doppiaggio però, togliendo questo problema, diventò famoso anche nel resto del mondo, arrivando a creare momenti di puro orgoglio e momenti dove il doppiaggio era talmente brutto da nascondere la testa sotto la sabbia. Il tempo passa e così anche l'evoluzione del doppiaggio, arrivando ad ora dove l'italiano, soprattutto nel mondo videoludico, va nello sparire piano piano. Perché? Perché una lingua così famosa, così apprezzata e così storica sta mano a mano sparendo soprattutto nel mondo videoludico? I motivi sono tre e non vi piaceranno per nulla. Il primo motivo è l'alzamento del prezzo del doppiaggio, il che è giusto, se vuoi qualità paghi di più. E maggiormente per i giochi indie ad esempio richiedono molto più budget del solito, solo per aggiungere questa lingua. Quindi moltissimi rinunciano a tale opzione inserendo solo i sottotitoli. Il secondo motivo sono i pochi giocatori che parlano tale lingua. A differenza del resto del mondo, dove molti si adeguano all'inglese, l'Italia ha pochi videogiocatori e molti di essi pretendono che tutti i giochi ci siano nella propria lingua madre. Non contando però come sono messi gli sviluppatori nell'inserire il doppiaggio in quella lingua assai costosa. Immaginate creare un videogioco inserendo una lingua costosa come l'italiano e guadagnarci assai poco da quello stato stesso, perché ahimè in quello stato lo giocano sì e no 20.000 persone. Hai sprecato soldi per l'1% di fetta mondiale, quando potevi usarli per qualcosa di molto più importante. Ma molti italiani, soprattutto giocatori della domenica, questo non lo capiscono. Il terzo motivo sarà quello più distruttivo per molti. L'italiano è diventato una lingua terziaria. Se uno sviluppatore dovesse inserire l'italiano, perché non inserisce anche molte altre lingue? Sì, sembra che stia dicendo una cazzata. Dopotutto, l'italiano è la quinta lingua più studiata del mondo. Appunto. Studiata, non parlata. Molti studiano il latino, ma quanti vanno in giro a parlarlo oggi? L'italiano nel mondo è trentesima, con 67,9 milioni di persone che la parlano. Se siamo piccoli nell'ambito della lingua vera e propria, immaginate nell'ambito del doppiaggio videoludico, visto che solo il 32% di italiani giocano ai videogiochi. Se vi diamo i dati inerenti a Steam, ad esempio, solo 1 milione di persone italiane hanno un account su questo store, mentre la Polonia, a molti viene visto come un paese piccolo, ha 2,2 milioni di account Steam. E nell'ambito dei game developer, la Polonia è al terzo posto dopo la Cina e il Giappone, mostrando come in quel paese il mondo videoludico è importante. Con questo non voglio dire che l'italiano non valga minimamente nulla, anzi,
L'italiano è una lingua meravigliosa che crea magia nel sentirla nei videogiochi, film o anime. Ma dobbiamo guardare anche in faccia la realtà. Pretendere che il mondo videoludico si adegui alle nostre lamentele non si va da nessuna parte. Dire "non comprerò mai questo videogioco solo perché non ha l'italiano" si finisce con il scartare l'80% dei videogiochi esistenti al mondo. Volete veramente questo? Rinunciare a delle perle videoludiche solo perché non volete imparare una nuova lingua? O solo perché non volete leggere? Perché facendo così, il mercato internazionale continuerà solo a sminuire l'Italia e vedersi come piccoli viziati che non sono riusciti a godersi il mondo.